Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dalla location, è un video un po' alternativo, un video diverso dal solito. Si parla sempre di tecnologia, ma questa volta ne parliamo per intrattenere il tempo che dobbiamo passare all'interno della nostra abitazione. Visto, diciamo, la decisione del governo, che ritengo giusta, del io sto a casa, però stando in casa ovviamente il tempo dobbiamo farlo passare, non dobbiamo annoiarci, non dobbiamo comunque buttarlo via, perché comunque è sempre tempo, soprattutto se si hanno bambini, per quello che Sara adesso è qua in questo video, perché adesso vi faremo vedere come intrattenere il tempo con un prodotto tecnologico che tanti di voi già hanno, o tanti magari lo possono acquistare perché comunque è un prodotto che non costa tantissimo. E il prodotto che ci viene incontro in questo è Alexa, il prodotto di Amazon, che è un prodotto che ci dà davvero tanti aiuti in tante situazioni, e in questo caso ci viene in soccorso per farci passare il tempo, perché davvero ci mette a disposizione con le sue skin un intrattenimento vario e anche culturale. Così che, nel caso non lo sappiate già, cosa potete andare a installare gratuitamente nel vostro dispositivo. Quindi se andate nella vostra applicazione di Alexa nel telefono e adesso lei è partita, andate a cliccare su Skill. A questo punto andate a digitare sulla lente di ingrandimento in alto a destra, scrivete quiz o quiz per bambini, è indifferente, ve li trova comunque entrambi, fate cerca e vedete quante skill di cose divertenti che potete fare con Alexa o tra adulti, perché comunque ci sono cose da adulti, o con bambini. Quindi vedete, c'è Alexa apri Trivial Pursuit, Alexa apri quiz vero o falso, adesso ne proviamo qualcuno poi. Vedete quanti ce n'è? C'è Purtroppo non Alexa. trovo la risposta. Alexa, spegniti. Allora, lei parte perché la continua a chiamare, ovviamente. C'è, non dico il nome, apri Ritorno al futuro, trivia, quindi domande solo riguardanti Ritorno al futuro. Nome che non dico perché sennò lei parte, quiz musicale, quindi tutto inerente alla musica, e lei ci fa le domande a cui dobbiamo rispondere vero o falso o la risposta che riteniamo esatta. Cioè ce n'è veramente tante, per i bambini ce n'è altrettante, vedete c'è anche Avvia Milionario Quiz, che non è per bambini questo ovviamente, ve sto scorrendo un po', perché se scriviamo quiz per bambini vi fa vedere anche quelli proprio specifici per bambini. E ve ne faccio vedere qualcuno. Vedete, abbiamo, vabbè, Pursuit, Trivial Pursuit Famiglia, ok, poi dipende dall'età del bambino. Abbiamo Bello per bambino, ecco, indovina gli animali, quindi il bambino deve indovinare il verso degli animali o dal suono che Alexa ci fa sentire. Poi un altro Bello per bambini è questo, è Frisbee. Quindi è un quiz per i nostri bambini sui cartoni animati trasmessi dal canale Frisbee, quindi Curioso come George piuttosto che altri, veramente di un ottimo intrattenimento. Ma adesso li proviamo insieme. Io installare le skill è molto semplice, come tanti ormai sanno già, basta cliccare, o Alvin no, basta cliccare su, che ne so, su Frisbee, questo per dire. Vedete, adesso io ho disattiva skill perché la skill ce l'ho già installata, ma se dovessi andare a installarne una che non ho ancora installato, vedete, basta che io vado a abilità l'uso e la skill viene subito abilitata nel nostro Alexa. Quindi andando a pronunciare la frase che troviamo, vedete, sotto all'iconetta della skill che abbiamo installato o diciamo che abbiamo attivato, lei farà partire appunto quella skill. Quindi proviamo, vuoi provare prima le tue? Proviamo, no, prima quelle di Papi? Allora proviamone una da adulto. Che ne so, proviamo apri quiz vero o falso. Quindi Alexa, apri quiz vero o falso. Ma che piacere rivederti. Pensa, ero qui che contavo i minuti. Giocatore, purtroppo non sei ancora riuscito a entrare in classifica. Allora. L'inglese è la lingua più parlata al mondo. Vero. Sì, ma con tutti i soldi che ho speso per farti studiare, neanche una la indovini. La lingua più parlata al mondo è il cinese. Oh, Nuova domanda. quindi vedete come è divertente. All'età di 66 anni, un cuore umano medio avrà battuto almeno 2 milioni e mezzo di volte. Dimmi un po', vero o falso? Vero, non lo so.
La risposta è giusta. Complimenti a chi te l'ha suggerito. Però l'ho sparata a caso, non la sapevamo, vero? Sei pronto per la prossima domanda? Alexa, ferma. E avete detto, questo è un quiz di vero o falso, quindi veramente anche tra adulti diventa davvero divertente. Un'altra skill che possiamo andare a provare, aspetta che proviamo, c'è anche, vedete, quella quiz sui contrari, c'è per i bambini anche le tabelline, quindi Alexa vi fa fare ai bambini le tabelline, ovviamente lei no perché è piccolina, ma chi fa già l'elementare, che sta studiando le tabelline, vi aiuta anche in quello, c'è la matematica, quindi diventa veramente un intrattenimento, un divertimento, ma anche comunque cultura, perché comunque ci fa crescere anche a livello cerebrale. E più è un prodotto che tanti di voi hanno già a casa perché l'hanno acquistato tantissimi, un prodotto Alexa, che sia questa, che sia la versione più bella, che sia la versione col monitor, qualsiasi versione sia, tantissimi di voi ce l'hanno, magari non ci hanno pensato che potrebbe essere un vero passatempo divertente anche per i bambini. Infatti adesso vi faccio vedere quella degli animali. Alexa, apri indovina gli animali. Per iniziare a indovinare gli animali dimmi giochiamo, per conoscere tutte le tue opzioni chiedimi aiuto. Cosa vuoi fare? Giochiamo. Vieni qua vicino. Qual è l'animale che fa? Uccello. Hai indovinato, vuoi giocare ancora? Sì. Ciao, a presto. Vabbè, gli abbiamo detto sì, però lei se n'è andata. Adesso proviamo la skill di Ritorno al Futuro, cioè queste domande inerenti appunto al film, la trilogia di Ritorno al Futuro. Divertentissima anche questa, ovviamente per chi ha vissuto Ritorno al Futuro. Alexa, apri Ritorno al Futuro Trivia. Benvenuto in Ritorno al Futuro Trivia. Ti farò 5 domande, prova a dare più risposte corrette. Ti basterà dire il numero della risposta che reputi corretta. Iniziamo. Domanda 1. Nella realtà, come si chiama il centro commerciale Twin Pines, dal quale prende il nome il famoso parcheggio del film? 1. Si chiama Puente Hills, sito nella City of Industry, in California. 2. Si chiama esattamente come nel film, Twin Pines Mall. 3. Fa parte della catena Target. 2. La risposta è... Un momento. Grande Giove, fammi finire di leggere prima di rispondere. Andiamo avanti. La risposta corretta era One, si chiama Puente Hills. Abbiamo sbagliato. Che domande difficili fa? Il tuo punteggio è 0. Avete visto come comunque Alexa ci fa domande complicate riguardante il film della trilogia di Ritorno al Futuro? Non è che ci fa domande semplicissime. Adesso vi volevo far vedere appunto Frisbee per i bambini, quindi... Andiamo a dire, Alexa gioca con quiz di frisbee. Ciao, questo è il gioco dei quiz di frisbee. Abbiamo 5 quiz con cui puoi giocare. 1. Che personaggio di frisbee sei? 2. Quale personaggio ti assomiglia? 3. Quanto conosci i cartoni di frisbee? 4. Quanto conosci Curioso come George? 5. Sei un vero esperto di frisbee? Dimmi il numero del quiz con cui vuoi giocare. 4. Hai scelto di giocare con quanto conosci Curioso come George. Cosa si impara con Curioso come George? Matematica e scienze. Cinema e videogiochi. Matematica e scienze. Hai risposto correttamente. Bravo. Bene. Bravissima. Nella sigla cosa aiuta George a volare? Un aquilone, un paracadute. Aquilone. Hai risposto correttamente, bene. Brava, Alexa, ferma. Il primo. Ok ragazzi, questi sono solo piccoli esempi, avete visto come sicuramente vi intrattiene tanto, aiuta i bambini a divertirsi, a voi a divertirvi con loro o a giocare anche loro da soli, perché comunque una volta che la skill è partita loro possono giocare tranquillamente in maniera indipendente. Ci sono skill per continuare a imparare come quella della matematica, delle tabelline, ci sono skill per imparare gli animali, ci sono skill divertenti come queste riguardanti il canale Frisbee, ci sono le skill per adulti, avete visto da Trivial Pursuit a Ritorno al Futuro, a Vero o Falso, al Milionario, quindi tutte cose di cultura dove bisogna comunque divertirsi e mettere alla prova il proprio sapere.
Quindi ragazzi, questo non era un video programmato, è solo un video semplice, improvvisato, perché comunque noi abbiamo trovato questa soluzione per divertirci, giusto Sara, far passare il tempo, visto che comunque dobbiamo restare in casa, e visto che questo è un prodotto che già tanti hanno nelle proprie case, magari qualcuno lo può anche acquistare adesso, cioè, quindi è un prodotto che sicuramente ci intrattiene, non costa tanto e ci dà quel qualcosa in più per passare le nostre ore e le nostre giornate. Quindi restiamo in casa e divertiamoci con Alexa ed Amazon. Giusto Sara, dobbiamo restare? In casa così sconfiggiamo i virus. Bravissima. Quindi ragazzi, se questo video improvvisato vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E iscrivetevi a questo canale YouTube. Ciao! Yeah.